Ciao a tutti cari amici, adesso volevo parlare di uno dei tanti misteri di epoca contemporanea. Volevo parlare di uno dei più grandi artisti degli ultimi tempi. Vi sto parlando di Tupac Amaru Shakur, nato il 16 giugno 1971 all'East Harlem di New York, dello stato di New York. La madre di Tupac Shakur, meglio noto come Tupac, era Afeni Shakur, che gli diede principalmente il nome di Lasan Parish Crook, ma poi gli cambiò il nome in Tupac perché si riferiva a un imperatore degli Aztechi, Tupac II, che aveva affrontato i coloni ispanici durante il periodo in cui i Maya e gli Aztechi sono stati usurpati dai coloni spagnoli, ma di questo lasciamo perdere, continuiamo a parlare di Tupac, più semplicemente del mistero di questo famoso cantante rapper afroamericano che ha sempre difeso in prima linea tutti i diritti dei neri, in particolare degli afroamericani, dei poveri e degli ammalati. In tutte le sue canzoni rapper dimostra la sua voglia di aiutare il prossimo, soprattutto queste categorie di persona. E Tupac, c'è da dire, sempre della madre di Tupac, Afeni Shakur, che lei faceva parte di un movimento attivista, le Pantere Nere, che era un gruppo apolitico che era solo per difendere i diritti degli afroamericani, e la madre di Tupac era la prima ad affrontare queste situazioni. Abbreviato Tupac si scrive con il 2 e Pac, perché come ben sapete 2 in inglese è 2, e quindi Tupac, però qua è scritto Tupac. Tupac era questo cantante rapper afroamericano molto stimato che ha venduto circa 85 milioni di copie dei suoi dischi. Tupac aveva un manager, il manager era Knight, che è stato sempre a suo fianco, anche se si credeva, e dopo lo dirò più approfonditamente, che lo stesso Tupac voleva togliersi dalle mani di Knight perché credeva lui che si era accorto che il suo stesso manager lo volesse tradire con il suo peggior nemico, ovvero non tanto Anderson, ma un altro dei suoi peggiori nemici, di cui adesso vi dico il nome, che finisce per The Notorious Big, di cui in molte delle sue canzoni, tra quelle di Notorious Big, insultava spesso Tupac, ma altrettanto Tupac insultava spesso nelle sue canzoni a The Notorious Big. Un altro dei suoi peggiori nemici è stato Orlando Delane Anderson, che si sospetta che era stato lui ad aver ucciso Tupac. Dopo approfondiremo sull'uccisione di Tupac perché è di questo che parleremo. Tupac ha avuto parecchi scontri con la legge, ha avuto parecchi problemi con la legge, e spesse volte Tupac veniva messo in galera soprattutto perché lui voleva difendere i diritti dei neri. In quegli anni, negli anni 90, difendere i diritti degli afroamericani si rischiava il carcere. Tupac non ha mai professato pubblicamente la sua religione, ma si capisce benissimo che lui adorava Dio e credeva in Dio.
Molto spesso credo che si trattava di un cristiano perché c'erano delle sue collane con la croce di Cristo che fanno sospettare che Tupac fosse cattolico, nonostante di solito gli afroamericani spesso e volentieri sono islamici, ma lui era cattolico. Parliamo sempre dello stesso Tupac. Tupac, anche se lui ha avuto problemi con la legge, soprattutto per le risse, perché molto spesso era rissoso, non era mica uno stingo di santo, anche se lui voleva difendere apertamente i diritti dei neri e dei poveri. Ma Tupac era stato accusato anche di aver violentato nel 1995 una ragazza di 19 anni che si presumeva che fosse una sua fan. Tupac molto spesso finiva in galera e anche se lui finiva molto spesso in galera, anche se lui era un cantante rapper, anche se lui era un rissoso, è stato anche una persona molto colta e preparata. Tra gli idoli di Tupac c'erano addirittura William Shakespeare, Edgar Allan Poe, Platone, Mozart e Niccolò Machiavelli, di cui poi cambiò lui stesso il nome, da Tupac cambiò il nome in Machiavelli. Quando era in carcere, leggeva spesso i libri di Niccolò Machiavelli, di cui poi prese il nome, soprattutto un libro che diceva che per ingannare il nemico devi fingerti morto. Una delle frasi più misteriose di Tupac era quello: niente può fermare un afroamericano che io ritornerò perché io sono Gesù Cristo. Lui diceva così, aveva detto così una volta. Poi si sa che una notte tra il 7 e l'8 settembre del 1996, dopo aver visto un incontro di box al Grand Hotel MGM tra Mike Tyson contro Bruce Sheldon, di cui vinse Mike Tyson, all'uscita dell'incontro di box capitò una brutale rissa tra Tupac contro questo suo peggior nemico che era questo The Notorious Big, e c'era a combattere contro di lui anche un certo Orlando Anderson, di cui si pensa che da quando lui scappò con una Cadillac, che quella sera non aveva messo nessuna cappotto antiproiettili, era stato raggiunto da quattro proiettili sparati proprio dallo stesso Orlando Anderson, che era l'unico imputato, l'unica persona sospetta di averlo ucciso, perché tutti l'hanno visto che lui sparò 14 proiettili contro Tupac, ferendolo al fianco, al bacino, alla mano e al petto, di cui gli perforò un polmone, facendolo stare per alcuni mesi di coma, ricoverata in un ospedale di Los Angeles in Nevada, e morì comunque qualche mese dopo del 6 settembre, ma sempre nel 1996. Il caso strano è che stava in macchina col suo manager Knight, ma il manager non venne colpito neanche minimamente da nessun proiettile, neanche sfiorato minimamente da nessun proiettile. Ecco perché alcuni credono che il mandante dell'omicidio sia proprio stato il suo manager Knight, perché si era accorto che Machiavelli, ovvero Tupac Shakur, voleva togliersi dalle sue grinfie, voleva scapparsene da lui e essere indipendente.
Orlando Anderson venne ucciso il 29 maggio del 1998, l'unico imputato, e quindi non si saprà mai chi fu il suo mandante per aver ucciso Tupac. Altri pensano che ad aver ucciso il cantante Tupac sia stato proprio l'FBI, perché durante delle sue canzoni lui si rivoltava contro il governo americano e contro la Casa Bianca, e scrisse in una canzone che la Casa Bianca non è pronta ad accettare un presidente nero. Questa sua preveggenza era stata smentita proprio da quando era stato eletto Barack Obama presidente. E lo stesso Barack Obama aveva tra i suoi idoli Tupac. Poi ci sono altre teorie. A parte la teoria che dice che l'FBI è stato a far uccidere Tupac, altre teorie dicono che è stato il suo manager Knight, altre dicono che è stato lo stesso Orlando, e altre ancora dicono che ad averlo ucciso fu il suo peggior rivale, The Notorious Big. Altre teorie invece dicono che Tupac ha solo finto una sua morte per scappare in un'isola deserta, ma questo è da escludere, perché alcuni dicono che da quando lesse in carcere quel libro di Machiavelli aveva inscenato questa sua finta morte per scappare dai riflettori. Nonostante tutto, lo stesso Tupac si è fatto amare non solo dai neri, ma anche dai caucasici, dagli ispanici degli Stati Uniti d'America. E ci sono ancora molti dei suoi fans che continuano a vedere i suoi video e ad ascoltare le sue canzoni. In molte delle sue canzoni faceva sospettare che lui già sapeva che doveva essere ucciso quel giorno di settembre del 1996. Prendete tutto quello che vi sto dicendo a pari di teoria o favola moderna. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti qui sotto dell'uccisione del cantante rapper Tupac, persona colta, persona interessata ai diritti civili, persona pericolosa per i poteri forti, che per questo motivo era stato ucciso. Bene, amici, fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Ora vi saluto, un abbraccio dal Gran Mitico.